Guardalo là. È un bambino. Mangia e dorme, dorme e mangia. Alberto. Oh, sveglia. Se non mi sta a sentire, mollo qua. Zitta, te. Stai zitta. Allora, domani mattina alle 9 precise entriamo nel portone. Saliamo le scale, svoltiamo a destra e svoltiamo qua, nel corridoio. Alle 9:15 entriamo in biblioteca. Alberto, mi stai a sentire? E allora pianta la cospigli, su. Sentimi, tu vai a coprire la porta che dà sul corridoio. Elena invece va a coprire la porta che dà sulla sala con le teche. No, la voglio io, quella con le teche. Ma che differenza fa? È più importante. Tanto non funzionerà mai. Sì che funziona, Elena. Siediti. Elena. Tu non mi vuoi, non vuoi. No, non è quello, Alberto. Solo che non vedo perché non puoi aspettarci qui. No, non voglio aspettare qui. Poi voi non tornate più e mi lasciate da solo. Oh. Oh. Fammi capire. Tu veramente pensi che io ti lascerò da solo? Bubi, guardami. Dentro le pupille? Sì. Dentro le pupille, chi so io? Chi so? Mio fratello più piccolo. Che non ti lascerebbe mai. Per niente e per nessuno. Hai capito? Mio fratello... è così. Però è sensibile, lo sente che non ti sta simpatico, capito? Non è questo, anzi... Allora... cerca di essere un po' più paziente con lui, cerca di capirlo. Lo so, lo so. Ci provo, però ogni tanto... era tutto così perfetto prima. Sì, però adesso c'è. Io non lo caccio mio fratello, Elena. Non lo faccio venire per strada come un barbone. Oh, guarda, io non ti sto chiedendo questo, non te l'ho mai chiesto. E allora che mi stai chiedendo? Se mi ami. Come prima. Ma che dici? Vedrai, quei soldi staremo tutti bene. Ma bene, vero? Ce ne andiamo da sto schifo di città, da sta casa. Lo sai che